La storia di Via Lattea, la cavallina albina nata nell'allevamento assisiate di Sergio Carfagna, approda ora in Vaticano da Papa Francesco. Una delegazione di quella che Giorgio Galvani e Marco Vinicio Guasticchi hanno ribattezzato in un libro ad essa dedicato, La Scuderia dei Miracoli, è stata infatti invitata a Roma a partecipare a un'udienza papale. A capitanarla saranno lo stesso Carfagna e padre Danilo Reverberi, frate francescano, team manager esperto di ippica. È una situazione che aspettavamo da qualche tempo. Ieri mi ha dato la notizia Salvatore di questo evento per il 4 marzo, quindi andremo a Roma, saremo ricevuti in Santa Sede dal Papa. Dalla Scuderia dei Miracoli dobbiamo proprio attenderci ormai credo qualsiasi cosa. La Scuderia dei Miracoli nasce nella logica dello stupore e della meraviglia, così come noi da sempre lo ripetiamo, auspichiamo che l'ippica, la nuova ippica, il nostro sport, possa tornare a stupire non soltanto la nostra realtà piccola qui in Umbria, ma proprio a livello nazionale. Questo penso sia un simbolo importante da utilizzare in senso buono. È uno di quei simboli bianchi, chiari, che rappresentano la pace, che è percepibile anche dalla gente più semplice, e molte volte bisogna arrivare al cuore della gente più semplice per poter dare i frutti migliori. La notizia dell'incontro, reso possibile grazie all'interessamento di Salvatore Mattii, personaggio di primo piano dell'ippica nazionale, è stata festeggiata nel ristorante della struttura Carfagna, la cui gestione è passata recentemente alla cooperativa La Torre. Qui diciamo che si fa proprio cucina tipica umbra, quindi tutta quella che è la grande ricchezza, la grande tipicità umbra, qui viene esaltato al massimo livello e la gente è molto contenta. Si ha una visuale stupenda, se vuole anche ogni tanto riesce a sbirciare un po' l'attività della scuderia, dei cavalli, e in più insomma devo dire che si trova molto bene anche con la cucina. Nell'occasione la presidente della Ollus Punto Rosa, Silvana Pacchiarotti, ha anche donato a Carfagna un quadro realizzato dall'artista Angelo Dottori, che raffigura Via Lattea all'ombra della Basilica di San Francesco.